Ciao a tutti, eccoci qua oggi a parlare ancora di statistiche legate al mondo del basket. Oggi vi parleremo di steals and turnover, quindi di palle perse e palle recuperate. Per tenere d'occhio il bilanciamento offensivo-difensivo della squadra non si può non passare dalle palle perse e dalle palle recuperate. Per quanto ci riguarda, partendo dalla base del fatto che è importante comunque equiparare le palle perse e le palle recuperate per fare un buon game, potete cercare, per essere sicuri di organizzare una partita sufficientemente buona, di mettervi come obiettivo le 4 palle perse per quarto. In My Agonism avete un vantaggio: potete guardare tramite la action map, quindi la mappa delle azioni, la distribuzione delle steals e delle turnover anche in termini di destro-sinistro legato all'attacco e legato alla difesa, e quindi legare tutto questo anche a schemi di attacco o schemi di difesa. Secondo noi sono una delle statistiche principali da tenere d'occhio e da analizzare alla fine di una partita, ma fateci sapere cosa ne pensate.